A pagina 140 dell'Armata dei Sonnambuli mi imbatto nell'avvocato Nicolas Bergas, primo discepolo di Mesmer e originario di Lione. Il riferimento alla città mi fa sobbalzare. Torino, Lione e Praga danno vita al triangolo magico della tradizione esoterica. Collante dei tre luoghi è proprio il mesmerismo. La città boema è nota per il golem, protosonnambulo della tradizione ebraica. Lione fu sede di una delle succursali più influenti della Società dell'Armonia. Torino fu la prima città italiana a ospitare circoli dediti al magnetismo, fondati dal medico pinerolese Sebastiano Giraud. Nel 1785 Bergas esce dalla Società dell'Armonia in polemica con Mesmer. Lo accusa di sfruttare il magnetismo animale a scopo di lucro. Secondo Bergas, i magnetisti hanno il dovere di divulgare i segreti della dottrina a beneficio dell'umanità. A questo scopo, l'avvocato di Lione organizza letture pubbliche sul mesmerismo e si converte alla causa rivoluzionaria, approfondendo i risvolti militanti del magnetismo animale. Un giorno confida a Jean-Pierre Brissot: «È giunto il tempo per la rivoluzione di cui ha bisogno la Francia», ma il tentativo di provocarla apertamente è destinato al fallimento. Per riuscire nell'intento, occorre ammantarsi di mistero. È necessario riunire gli uomini col pretesto degli esperimenti di fisica, quando il vero scopo è di abbattere il dispotismo. Questa sera rivivremo uno di quegli incontri a distanza di due secoli. Per garantire un'assoluta fedeltà alle fonti, ho recuperato a Lione la riproduzione dei quaderni di magnetismo rivoluzionario. Raccolgono numerosi esercizi rivoluzionari proposti da Bergas. Celebrando l'Armata dei Sonnambuli, come in un viaggio nel tempo, potrete sperimentare dal vivo 5 di quegli esercizi. Benvenuti al Laboratorio di Magnetismo Rivoluzionario.